parte difensiva, adesso in possesso palla la formazione del presidente Sacca con Lalli che prova a servire un pallone, ancora in possesso palla il capitano dello Scalo che teme il pallone al numero 4 Politano, scusatemi, ancora in possesso palla dello Scalo, quindi treccia per Passatore, ancora l'ex palla del Tevere che serve il pallone a Lalli, ricordiamo che nelle file del Real Mondo Scalo Tupi è alla sua seconda finale. La prima finale la giocò con l'unico vecchio a 3 stagioni fa da attaccante numero 11 della formazione del Mondro Toscano. Si ringrazia il presidente comunque Melchiorre Zarelli e tutta l'ospitale della Rispoli Calcio che hanno permesso la riuscita di questa radiocronaca integrale della finalissima del campionato della finalissima di Coppa Italia regionale proprio Fabio Bilardo che smoca, quindi un ringraziamento particolare al presidente della Melchiorre Zarelli e anche all'ospitalità della Dispoli che ha collaborato con noi per la riuscita di questa radiocronaca dell'incontro. È in possesso palla adesso la squadra dell'Ocres Moca che addomestica un pallone subito con il numero 10 Mereu che prova a servire un pallone, si gioca adesso nella metà campo del Real Mondrotondo che prova a uscire dal guscio, però è ancora in possesso palla Lorenzo Mosciatti, il portiere del Villalba, serve il pallone a Scotto di Clemente. Ottimamente che sulla sinistra prova a servire un pallone, lo serve benissimo a Taverna che serve il pallone, ottimo triangolo per Bari, attenzione Bari tra due viene anticipato il difensore Passiatore, l'esperienza dell'ex Valle del Tevere mette in calcio in fallo laterale che riprenderà con il numero 2 quando i minuti sono 22 qui a Raggio Sale, sempre 0-0 questa finalissima storica tra Villalba e Mondo dello Scalo battuta dal numero 4 Scotto di Clemente che in possesso palla adesso il numero 11 Alfonsetti che prova a venire da due avversari, però riprende il posto solo allo Scalo con il numero 9 con Lacchi che ricordiamo è tornato dopo un infortunio domenica scorsa a giocare da titolare al suo posto, al posto di Pascu che inizialmente sta giocando in panchina. Pascu, lui autore del gol decisivo nei quarti di finale proprio in un terreno qua vicino, quello di Aranova, che regalò proprio al photo finish la semifinale alla squadra dello Scalo. Però c'è un cambio, il primo cambio nella formazione del Real Mondo Scalo, c'è a terra un giocatore, vediamo se comunque ci sarà un cambio, probabilmente per Campi, quindi dovrebbe uscire il numero 11 dell'Hockey Smoca, dovrebbe essere Alfonsetti, il cambio, vedremo adesso quando la tabella del quarto uomo, se il cambio sarà veramente questo che noi stiamo cercando di annotare. Intanto si continuano a sostenere a gran voce soprattutto i tifosi dell'Ocres Moca giunti in massa dalla via Tiburtina, dall'impianto di via Fantane dove si trova comunque il bello impianto del Villabro Ocres Moca, per ora un po' spenti i tifosi del Real Mondo dello Scalo, comunque anche loro abbastanza numerosi dalla lontana Monterotondo. C'è questo cambio che adesso sta effettuando ancora qualche istante per questo cambio, è in campo quindi entra il numero 16 esce Alfonsetti, al suo posto entra Emanuele Di Giovanni, quindi primo cambio al minuto 24 esce Eloy Alfonsetti, al suo posto entra Emanuele Di Giovanni, adesso è in possesso palla lo Scalo, dopo questa azione daremo la linea a Alessandro Natali, attenzione che un brutto fallo da parte di Dilli, un giocatore giovane, però in questo caso ha peccato, un fallo che poteva evitare il giovanissimo Dilli ai danni di un avversario. Diremo subito di chi è il giocatore a terra da parte del Mondo Scalo, ma i giocatori vanno quasi alle mani, non vogliamo vederle queste cose, speriamo che torna tutta la calma in una partita tutto sommato corretta fino a questo momento, sia in campo che sia sulle tribune. C'è stato un fallo sul numero 5 Taverna e quindi è la scusa che Lanciotti a terra, non Taverna, pardon, e quindi ci sarà un calcio di punizione per il Villarbo che smuove una partita tutto sommato corretta. Non deve essere macchiata da questi episodi che sono sempre spiacevoli vedere sui rettangoli verdi, soprattutto in una finale così importante fra due formazioni che in campionato comunque fanno anche del loro fair play la loro arma vincente. C'è tanta comunque tensione in campo perché comunque è una finale importante che darebbe a una delle due formazioni il pass per provare a arrivare in Serie B tramite i playoff nazionali. Però c'è ancora tanto da giocare, quindi per ora regna un perfetto equilibrio, si rialza fortunatamente Marco Lanciotti e viene comunque medicato dallo staff sanitario proprio dell'Ocres Moca, quindi si riprenderà con un calcio di punizione per la formazione Tiburtina che andrà a battere il numero 6 Danilo Ranieri, ancora qualche istante per questo calcio di punizione, siamo nella metà campo del Real Mondo Scalo, andrà a battere proprio Danilo Ranieri
uno dei fari di centrocampo, uno del Lopez Moca, ancora qualche istante per il calcio di punizione subito battuto, pallone in mezzo dove arriva il numero 7, attenzione, Bari che si fa anticipare all'ultimo, ancora adesso in possesso palla la Lopez Moca con Bari che si fa anticipare da Tilli, Tilli che col pallone stop, col petto stoppa un pallone benissimo e lo servendolo a Collacchi, troppo lungo il passaggio per il terminale offensivo numero 9, rimessa laterale per Lopez Moca, subito battuta da Langiotti che serve il pallone a Mereu, il fantasista numero 10 viene messo giù, calcio di punizione, non c'è un attimo di pausa, fortunatamente il vento sembra aver cessato di soffiare qui sulle tribune, sul terreno di gioco dell'Angelo Sale, calcio di punizione per Lopez Moca che andrà a battere proprio il fantasista con la maglia numero 10, Damiano Mereu, un classe 84 che di categorie ne ha fatte tante nella sua comunque lunga carriera, andrà la battuta proprio Damiano Mereu, dopo questo calcio di punizione daremo la linea a Natali, Mereu pallone in mezzo, troppo lungo per le torri, si riprende la stoppa a Belardini e col piede destro la mette fuori, in possesso palla adesso la formazione ancora di Diego Leone che carica la squadra dalla sua panchina, il numero 7 col numero 7 pari, troppo lungo il lancio, si prende una rimessa linea a Natali, siamo un quarto di gara, Alessandro, 27 minuti. A mio modesto avviso un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto in questi primi 28 minuti, sei d'accordo con me? Sì, abbastanza giusto il pareggio, ancora non ci sono state grandi occasioni né da una parte né dall'altra, ora sul punto, ora Politano che dà palla al un compagno e la riceve dallo stesso, ancora il numero 4 del Real Monterotondo Scalo. Continua lo scambio fra i due compagni di squadra, poi la palla per Lalli, poi passiatore che stava il nuovo giocatore che aveva scambiato più volte con Politano, è proprio il numero 4 in possesso palla, la palla per Fiorucci, adesso per passiatore, il passaggio per Lupi si prova a liberarsi dei due avversari, non riesce col primo, non con il secondo che gli porta via il pallone, il quale lo dà a Mereu resista una carica, può andare in raddoppio di lui Bellardini e Tilli, alla meglio però il giocatore del Villalba ruba palla è Regis, ma è lui l'ultimo a toccare il pallone, non riesce a mantenerlo nel rettangolo, all'interno del rettangolo verde, e allora si riprende con la rimessa laterale in favore del Real Monterotondo Scalo, 27 minuti nel corso del primo tempo, qui all'Angelo Sale di Radispoli, finalissima di Coppa Italia di eccellenza, fase regionale del Lazio, da Real Monterotondo Scalo e Villalba Lopez Moca, due squadre che si incontrano per la prima volta in finale. Non è così invece per i due allenatori che abbiamo già detto più volte, si sono incontrati l'uno contro l'altro nel 2016, ma era in funzione. Vince Diego Leone alla guida dell'Lepanto Marino contro il Real Colosseum allenato da Davide Centioni, due squadre, una la Lepanto Marino che da un paio di stagioni si occupa solo di settore giovanile e un'altra Real Colosseum invece che ha smesso l'attività. Cal si riprende con la rimessa per il portiere dello Scalo, Mattia Baldinetti, corto per Politano, riprende palla il numero 4 in maglia rosso-blu, scalda palla da Albanesi, poi per Tilli. Tilli viene fermato, viene colpito in maniera irregolare da Rustic, calcio di punizione ovviamente in favore del Real Monterotondo Scalo. Quando i minuti sono 28 nel corso del primo tempo, sempre 0-0 il risultato qui all'Angelo Sale di Ladispoli, Sarria Monterotondo Scalo e Villalba Lopez Moca per la finale di eccellenza Regione Lazio 2019-2020. Chi vincerà questa gara avrà la possibilità di andare a giocare la fase nazionale, una possibilità per arrivare magari per un percorso alternativo in Serie D. Real Monterotondo Scalo sta lottando in campionato per poterci arrivare, intanto ruba palla Lupi in aria, la palla per Collacchi, prova a metterla in mezzo, però c'è un calcio d'angolo,
credo si tratti del terzo calcio d'angolo in favore della formazione allenata da David Centioni. Non è abbattuto nessuno invece l'Alba Gresmoga di Diego Leone, calcio d'angolo che sta per essere battuto quando ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Quell'angelo sale della Dispoli, la palla per Giordano, allontanano il giocatore in maglia bianca, ancora lo scalo ed è un gol bellissimo, è un gol bellissimo, ha segnato Lupi, un gol bellissimo da parte del Real Monterotondo Scalo, che alla mezz'ora lo sblocca, un gol di colpo di esterno veramente meraviglioso, morbido, le spalle di Mosciatti, non può nulla, il portiere dei Tiburtini la sblocca, il Real Monterotondo Scalo, ma allora un gran bel gol questo. Un giocatore che ci ha abituato a fare questi, a farci vedere sul terreno in questo gol, veramente un gol di pregevole fattura per Marco Rubi. Vedremo adesso se il Lopez Moca avrà l'intelligenza e la determinazione giusta per cercare di trovare tutta la via del paese, la formazione di Leone, ma sicuramente conosciamo tutti la, comunque l'attenzione e la preparazione di questo bravo tecnico che ha allenato tantissime realtà importanti, ma su tutte Lopez Moca, e vedremo se riuscirà a trovare il pareggio subito che riprende un possesso palla la formazione di Deone con Taverna che addomestica un pallone al numero 2 Mascioli, un colpo su Mascioli da parte del numero 11 Popolupi, si riprenderà con un calcio di punizione per Locres Moca. Ricordiamo che quindi il risultato qui è cambiato poco prima della mezz'ora, Real Monterotondo Scalo 1 Villalba Locres Moca 0, gol di Lupi al minuto 28, probabilmente nel momento migliore della formazione dell'Ocres Moca, che si era difesa con ultima intelligenza fino al momento del gol del forte attaccante di David Centioni, che prova a venire avanti con un colpo di tacco bellissimo da parte proprio di numero 9 Collacchi, che prova a servire un pallone, lo riprende adesso l'Ocres Moca con il numero qui un 15 esattamente di Giovanni, che è entrato a pochi minuti al posto dell'infortunato Alfonsetti, però si riprenderà con una rimessa laterale per lo Scalo con il numero 3 subito battuto da Passiatore che serve il pallone al numero 6 Lalli, pallone in mezzo, attenzione lo Scalo che poi viene avanti con il numero 10 Tilli, attenzione, accompagna sulla destra il pallone al numero 9 e c'è un calcio di punizione molto molto interessante per il Real Monterotondo Scalo. Qua sicuramente andrà a battere lo specialista Lalli, che più volte il suo piattone sul calcio di punizione ha fatto centro. Vedremo se in questo calcio di punizione sarà fortunato il fantasista numero 6 rosso blu. Dopo questo calcio di punizione daremo la linea a Alessandro Natali. Calcio di punizione per Real Monterotondo Scalo quando siamo poco dopo il 35esimo, Real Monterotondo 1 Villalba Locres Moca 0, e ora la finalissima la sta discendendo un gol di Lupi al minuto 24. Calcio di punizione per il Real Monterotondo Scalo, continua, ricomincia a soffiare vento molto forte qui alla Dispoli, calcio di punizione che andrà a favore alla parte nuovo Scalo con il numero 6, lo specialista, il calcio 94, Alessio Lalli, tutto pronto per questo calcio di punizione, tutta la difesa, tutta la squadra dell'Ocres Moca è praticamente in barriera, ancora qualche istante per questo calcio di punizione per la formazione eretina. Lalli, attenzione, la partita, pallone alto sopra la traversa, fuori dalla vecchia, avrebbe fatto di meglio, soprattutto se non ci sarebbe stato tutto questo vento, probabilmente il numero 6, linea Natali. Grazie Manlio, 33 minuti nel corso del primo tempo qui all'Angelo Sale di Ladispoli, si è bloccato da circa 3 minuti il risultato, ricordiamo lo splendido gol di Marco Lupi a portare in vantaggio la formazione di presidente allenatore, presidente del Real Monterotondo Scalo, Toppi Careggis, direttore di gara, parla da dire con i giocatori del Real Monterotondo Scalo, che riprende con il calcio di punizione in favore del Villalba Locres Moca. C'è Danilo Ranieri sul punto di battuta, mettiamo il fischio del signor Colelli di Ostia, che ricordiamolo è coadiuvato dagli assistenti numero 1 signor Britti di Aprilia, il numero 2 signor Cirillo di Roma, per essere battuto il calcio di punizione in favore del Villalba Locres Moca da ora.
Allora, ci sono dei problemi sul collegamento, non sentiamo più né Alessandro né Maglio. Allora, andiamo, cerchiamo di recuperarli e andiamo in una pausa. Problema, ovviamente, col forte vento.